primo turno di Coppa Italia passato con il pieno di voti e due vittorie conquistate nelle prime due partite di campionato. Vola l'Itas Giorgione in Serie B2 maschile e dire che questa squadra è una neopromossa, avendo vinto nella scorsa stagione i playoff di Serie C. Il finale dell'anno scorso è stato meraviglioso, perché dopo un campionato giocato al vertice assieme al CIB Unica Spadova, alla fine abbiamo perso lo scontro diretto qua in casa l'ultima di campionato, però dopo abbiamo vinto i playoff con una belle tre partite. Dobbiamo dire che, come abbiamo finito l'anno scorso, abbiamo ricominciato con quest'anno e il campionato sicuramente sarà duro, bisognerà lottare, sarà una guerra ogni partita. E la promozione della prima squadra maschile è stata accompagnata dalla conferma della sponsorizzazione Itas. Beh, è un binomio che da quando è iniziato si è dimostrato vincente, quindi abbiamo deciso anche quest'anno di rinnovare il nostro supporto a questa squadra di Castelfranco, che ci ha dato, come ha detto prima, molte soddisfazioni nella scorsa stagione. I risultati, il pubblico, la visibilità. Alla Giorgione Pallavolo gli sponsor seguono le proprie squadre e notano la grande affluenza al Palasport Castellano. Vengono a vedere le partite, questa sera c'erano sia lo sponsor dell'ITAS che quello dell'ITAL Project, si tengono sicuramente, si sono appassionati e vengono a vedere le partite, sì che noi vediamo di dargli il massimo, sia come visibilità che come risultati, si spera. Ma andiamo a conoscere la nuova squadra dell'ITAS, che ha cambiato rispetto alla Serie C il libero, un centrale e l'opposto. Ecco il giudizio del nuovo tecnico dalla fina. La squadra sicuramente è una buona squadra per la categoria. Stiamo lavorando e dobbiamo crescere. Dobbiamo crescere in tutti i fondamentali, però insomma siamo sulla buona strada. E fra tutti a prendere per mano la squadra c'è il nuovo opposto Borsatto, atleta d'esperienza in categoria. Il ruolo dell'opposto alla fine è quello che deve schiacciare la palla alta, è quello che deve mettere giù gli ultimi punti o quelli che scottano, quindi è il mio ruolo, cerco di farlo nel migliore dei modi. L'anno scorso, diciamo, il gioco era molto sbilanciato tra me e Stivali in banda. Quest'anno siamo molto più equilibrati, perché abbiamo guadagnato un ottimo posto con trascorsi in linea 2 e non può che equilibrare la squadra, e anche al centro, diciamo, siamo più equilibrati rispetto all'anno scorso. E la cosa più importante è che questo giocatore picchia senza paura e senza scaramanzie di qualsiasi sorta. Guardate il suo numero di maglia. Sì, il giorno di nascita mio, quindi non ho problemi per il 17. Parliamo ora di obiettivi stagionali. L'Itas è una neopromossa e perciò punterà a consolidare la propria presenza in B2, ma a quanto pare dai risultati non si tratterà di una stagione da mera salvezza. Come B2 ci contentiamo quest'anno di restarci e comunque faremo un campionato sicuramente con un gioco spettacolare, ma senza grandi obiettivi. Ma a metà campionato vedremo, quando conosciamo le squadre avversarie, dove si può puntare. Adesso è presto per parlare. C'è chi dice che questa squadra potrà essere in positivo la sorpresa del campionato. Io lo spero, diciamo che il precampionato è stato buono, l'inizio del campionato è stato buono, dopo spetta solo a noi e eventuali squadre più forti di noi. Noi cercheremo di giocarcele tutte, partiamo con l'obiettivo di fare un buon campionato, sicuramente non andare su, perché una neopromossa, andare su o fare i playoff, insomma, bisogna andare con calma. Però insomma, noi in palestra 4 giorni a settimana ci andiamo per vincere, si farà di tutto per vincere.